I think your saved game is corrupted. Just kidding. Carino. Carino, davvero. Welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. E siamo pronti per continuare. Io devo dire la verità che in storie e gameplay come questi, essere in blind è bellissimo. È preziosissimo, mi permette anche di interagire con voi in maniera diversa. E lasciate che vi dica una cosa, concedetemi di essere cinico nei confronti di Cage per un dettaglio. Non so se l'ha scritto lui questo particolare, ma ho riflettuto a lungo su quella questione dello sport. Non è un'interpretazione del futuro, è proprio una puttanata. The most important thing is not to live, but to have a reason to live. That's a quote from Jean Genet, a French writer. È bello come il fatto che si resetti l'animazione facciale in questo modo artificiale, ci sta, no? Ne abbiamo parlato qualche episodio fa. Però, vedete, una cosa è creare una situazione simile alla Formula 1, in cui lo strumento è uguale per i partecipanti, viene modificato dai giocatori umani e quindi pilotato da, no? Altri. E quindi fare un po' come le Olimpiadi, le Paraolimpiadi, dei gruppi diversi per gli androidi, cioè è per creare un sistema che abbia un equilibrio. E non verrebbe... Cage ha avuto all'epoca del debut del gioco un'arroganza tremenda nel, diciamo, giudicare negativamente chi stesse definendo Detroit un videogioco sci-fi. No, non è sci-fi, non confondetevi. Ora, è ovvio che cosa intendesse, no? L'ha presa molto sul realismo e quindi non voleva che sembrasse... Did you know the motto of Detroit is we hope for better things? We hope for better things. Bello che lo abbiano localizzato in latino. Ma allora, che non conosco l'originale ovviamente, come detto, tuttavia, sapete già cosa sto per dirvi, no? Al di là di quello che voleva rappresentare, ossia che non fosse una cosa sciocca o di fantascienza, anche se sci-fi non significa quello, comunque, specialmente preso nel modo realistico, ragazzi, non sarebbe mai successa una cosa del genere. Perde il senso dello sport. Cioè, non ha motivo di esistere una cosa del genere. Piuttosto potevano rendere una cosa simile a un videogioco in cui gli androidi vengono modificati da una base e allenati da un allenatore che fanno le... È proprio una cazzata. Però... a me non interessa che questo titolo abbia una trama scontata o meno. Volevo sapere se ti saresti mai ripetuta in un menu, cioè tra varie partite sì, ma il fatto che lo abbia fatto in una sola tirata è un peccato. Ciò non di meno, andiamo avanti. L'importante per me in questa esperienza, che mi sta ovviamente prendendo, io mi faccio emozionare dalle blind, da quando qualcosa viene scritto con una certa empatia, e per ora ne ha tanta, mi stanno piacendo i personaggi. Comunque non è importante che sia originale, ma che sia ben fatto. Alla fine, quando si tratta di intelligenza artificiale, sono questi gli argomenti di cui si parla, no? Vediamo come. Spero di tornare a Connor, onestamente, e la pioggia mi aiuta. 23 e 21. Jimmy's Bar. Ok, è lui. La domanda è, perché gioca con una moneta? Perché ha questo sprint, questo guizzo caratteriale? No androids allowed. Perché owners will be prosecuted, quindi niente cani, niente androidi. Però il fatto è che se dice owners will be prosecuted, significa che non è un capriccio di chi gestisce il locale, o meglio, sì, però è una direttiva di Detroit. E perché allora il nostro ragazzo sta entrando? Trova il tenente Anderson. Ok, ora cominciamo ad avere degli androidi e dei personaggi che, grazie al cielo, hanno già dei ricordi, le nostre partite precedenti. Scansione i volti. Discussi, no?
del fatto che essendo un videogioco è possibile viverne l'ambiente, la tridimensionalità. È molto bello poter osservare i dettagli. Lo farei per molto più tempo di quanto sarebbe logico se fossi da solo, probabilmente. Però mi metterei a contare quante stelle ha quella bandiera, per esempio. Non lo farò, ma. Questo fa impressione. Credo che tutta questa capacità analitica sia solo di Connor, che deve essere un prototipo militare di qualche tipo, anche se non militare in senso segreto, semplicemente poliziesco, comunque una forma di modello vendibile soltanto a determinate aziende di. Perché la nostra protagonista del menu si è definita un ST200. Capiremo forse in futuro cosa significa. No, io volevo osservare il barista. Ed era coperto, avete visto che dettaglio? Imprenditore. Data di nascita 2001. Beh, un tenente è facilmente riconoscibile, eh? Penso di aver già capito chi sia. Però, al di là dell'ovvio, non corrisponde. Violenza domestica, attualmente disoccupato. Graham Jonah. Sembra quasi Scott. Gray Christopher. Guai, guida in stato di ebbrezza. Che poi l'ebbrezza può significare molte cose, lo sapete che. Allora. Che sia lui, appunto, girato. Lo sapevo che era. È talmente ovvio, no? È il tipo cupo al bancone da bar. Non serve essere un androide. O comunque, serve essere un androide per non trovarlo senza scanning. D'accordo, trovato. Sono curioso di vedere se reagiscono alla mia vicinanza. Ah, beh, spaccio di stupefacenti è una cosa un po' più grave, ragazzo. Sì. Sì, veniamo interpellati. È anche ovvio. Bello comunque come veniamo visti proprio con sguardo fastidioso. Chissà se poi rimangono un po' frustrati. Ah, e tu? Ok, Anderson. RK 800. Lieutenant Anderson, my name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. I looked for you at the station, but nobody knew where you were. They said you were probably having a drink nearby. I was lucky to find you at the fifth bar. What do you want? You were assigned a case early this evening, a homicide involving a CyberLife android. In accordance with procedure, the company has allocated a specialized model to assist investigators. Well, I don't need any assistance, especially not from a plastic asshole like you. So just be a good little robot and get the fuck out of here. I'm sorry, Lieutenant, but I must insist. My instructions stipulate that I have to accompany you. You know where you can stick your instructions? No. Where? Never mind. Si è calmato in realtà. I understand that some people are not comfortable in the presence of androids, but I am perfectly comfortable. Now back off before I crush you like an empty beer can. I apologize, Lieutenant. I didn't mean to bother you. I'll wait for you outside. Take your time. Così è come io sto giocando Connor. Ma belle le scelte, possono essere anche violente.
E sono tutte entro un comportamento che può essere uno studio di relazione umana, no? Cioè, può aver dentro il suo codice il fatto che la violenza non estrema, ma soltanto provocatoria, può portare a un risultato. You wait here. I won't be wrong. No way. I'm coming with you. Listen, you really have to stop pissing me off if you want to make it to the rest of the night in one piece. Dovevo essere risoluto. I'm not confirming anything. Niente male, eh? Davvero niente male. Le luci, l'atmosfera, il fatto che sia interattivo fa un po' impressione. Quanto mi ricorda le scene di Jaden. Jaden è il miglior personaggio di Heavy Rain per quanto mi riguarda. Molto bello l'effetto audio di questa stasi. Ora che ci penso, questa è un'esclusiva Sony, ma non ha la modalità foto. Non ancora, almeno. Tuttavia, se è un omicidio, è ovvio che non è stato il... Androids are not permitted beyond this point. It's with me. Non è stato l'android a essere ucciso, chiaramente, è un omicidio. You don't talk, you don't touch anything, and you stay out of my way. Got it? Got it. Evening, Hank. We were starting to think you weren't gonna show. Yeah, that was the plan till this asshole found me. So, you got yourself an android, huh? Oh, very funny. Just tell me what happened. We had a call around 8 from the landlord. The tenant hadn't paid his rent for a few months, so he thought he'd drop by, see what was going on. That... Porca puttana, scusate, rimango un po' basito perché il modo in cui l'engine grafico viene utilizzato in questo Detroit è chiaramente puntato tutto al non renderlo un ambiente aperto, vasto o che comunque è interagibile, ma per dare un effetto non necessariamente fotorealistico, ma di forte empatia con l'ambientazione. Cioè sembra vero nonostante i colori siano un po' più saturi del mondo reale, no? È un effetto filmico. Cinematografico. Carlos Ortiz. Has a record for theft and aggravated assault. According to the neighbors, he was kind of a loner. Stayed inside most of the time. Ritiro tutto in buona parte. Mi sono fatto un po' tradire dalla palette cromatica dell'effetto delle luci poliziesche, ma il fotorealismo è... I am alive. Porca puttana. Che sta succedendo agli androidi? Potrebbe essere una cosa alla Cogito, il virus Cogito di Ergo Proxy, per chi conosce. Well, state he's in. Not worth calling everybody out in the middle of the night. Could have waited till morning. Red eyes. I'd say he's been there for a good 3 weeks. We'll know more when the coroner gets here. There's a kitchen knife over here. Probably the murder. Io spero davvero tanto che il videogioco spinga sempre di più verso, quando necessario, crudezza visiva realistica. Questo corpo è impressionante. Any sign of a break-in? Nope. The landlord said the front door was locked from the inside. All the windows were boarded up. The killer must have gone out the back way. What do we know about his android? Giorni. Not much. The neighbors confirmed he had one, but it wasn't here when we arrived. I gotta get some air. Sì. Make yourself at home. Connor. Non so se hai notato il I am alive. Ok. Quella è una prova abbastanza schiacciante. I'll be outside if you need me. Oh, che bello, che schiva.
Grazie al cielo, ero già preoccupato. Molto bello il dettaglio che schivi con grande attenzione le prove. Per un attimo ero spaventato che ci fosse il pulsante per accendere la televisione. Non era decisamente il caso. Data campione. Maggiore di 19 giorni. Sangue secco. 19 giorni, è morto da un sacco! Furto e aggressione armata, segni di colluttazione, chiaro. Il sesso, attenzione! Ne abbiamo parlato. Finché esistono delle versioni olografiche di corpi, lo capisco, ma bisogna stare molto attenti anche nei confronti di... È Cyberlife? Lo fa la Cyberlife? Ecco il risultato ufficiale del nostro sondaggio. Il 68% degli uomini preferisce il sesso con androide. E come funziona? Come funziona? Per quale... come funziona? Bambole gonfiabili incredibilmente avanzate, glorificate, ma... Questa preferenza è imputabile a svariati motivi, ma noi pensiamo che uno solo sia quello vero. Gli androidi non vogliono parlare di sentimenti dopo le fatiche dell'amore. Vabbè, questa è una rivista per uomini. Articolo sponsorizzato da Eden Club. Discrezione è la nostra parola d'ordine. Il vostro androide vi spia? Sempre più esperti sono convinti che la Cyberlife stia utilizzando i suoi 120 milioni di androidi per registrare le conversazioni private dei clienti allo scopo di venderle ai suoi partner commerciali. Avete mai parlato dell'auto dei vostri sogni a cena con la vostra metà? La Cyberlife potrebbe usare tali informazioni per una pubblicità mirata. Ma non è tutto, ovviamente. Dalle indiscrezioni personali alle manovre politiche, ogni tipo di informazione potrebbe essere recuperata e impiegata per scopi illegali. Le allusioni al legame tra Warren e la Cyberlife non fanno altro che alimentare questa ipotesi. Warren? Le associazioni per i diritti dei consumatori hanno chiesto alla Cyberlife di rivelare tali informazioni a chi vengono fornite, ma la società si è sempre opposta. La proposta di un'inchiesta formale non ha avuto seguito, per ora. Quindi non nega, ma si oppone? Aia. Chris, was this written in the victim's blood? I would say so. We're taking samples for analysis. Red ice. Seems our friend Carlos liked to party. Eden Club, come visit us. Beh, spero di poterlo fare, in realtà. Non sarebbe male avere una sezione di gioco simile a quella di Los Angeles Noir, no? In cui è possibile fare delle scelte anche su dove recarsi. Consider it done, Lieutenant. Mamma mia. Pesante, veramente pesante. Quella laggiù è la rivista o una prova? Perché non voglio perdere nulla. Hey Mike, you finished taking... No, è una stanza. Legno vecchio. Qui è dove sarà fuggito l'androide. Modello K52 DPD. Door was locked from the inside. Killer must have gone out this way. There are no footprints apart from Officer Collins' size 10 shoes. Well, this happened weeks ago. Tracks could have faded.
No. This type of soil would retain a trace. Nobody's been out here for a long time. Questa è un'ottima informazione. Il fatto che un detective, salvo che non abbia timore di essere sostituito, cosa che comunque non può accadere perché è un po' come il pilotaggio di un velivolo, nel senso che è vero, un computer può farlo in maniera molto efficiente, ma certi istinti sono pura umanità. E talvolta anche sbagliare un'idea può portare a quella giusta. Quindi non dovrebbe sentirsi minacciato. Non poteva intuire una cosa del genere. Tracce di Ethereum, vabbè. Oltre all'ovvio adesso, possiamo... Ah, attenzione, quindi è lui che ha colpito l'androide. Il deviante ha preso un coltello, ma... Per difendersi! Il deviante è stato attaccato. Shock emotivo. Ma la Cyberlife lo sa che i loro androidi possono avere uno shock emotivo? Continuo a dire che è molto pericoloso questo fatto e non dovrebbe essere parte del loro programma. Se un possessore, per quanto violento e sbagliato sia, agisca in questo modo, non può rischiare la vita. È folle, so che è dura a dirsi, ma è come una vendicatrice, una lavatrice che si vendica. In teoria dovrebbe essere così, per quanto siano esseri umani. L'intelligenza artificiale dovrebbe avere un limite all'interno di prodotti di questo tipo. E se non ce l'ha, può essere incredibilmente affascinante e portare a fantasie sentimentali, emotive e poetiche meravigliose, come avere effettivamente una possibilità di avere un contatto umano quando... Sì, ma... C'è così tanto da dire, accidenti. Accidenti. 28 coltellate. Fanno vedere tutte e 28 le coltellate. Anche dopo la morte, l'androide si è sfogato. L'androide si è sfogato. Cuore. He was stabbed 28 times. Yeah. Seems like the killer really had it in for him. Ma non dovrebbe avere gusto. Ha usato il sangue della vittima. Lettera e numero di carattere Cyberlife Sans. Vabbè, ma non ci sono neanche dubbi.
precisione prove 9. Ci sfugge qualcosa? Scusatemi, signori, ma bisogna stare molto attenti in questi casi. C'è qualcosa laggiù, forse? Questa porta è interagibile? No. Aha. Oh cielo, questo è importante. Scrittura ossessiva. Cosa dice? Cosa? The plot thickens. Anderson. Calma. Yeah. Shoot, I'm all ears. It all started in the kitchen. There are obvious signs of a struggle. The question is, what exactly happened here? I think the victim attacked the android. Without a weapon. No, that can't be right. It doesn't fit the evidence. Ho pensato che la prendesse dopo la mazza. With the bat. That lines up with the evidence. Go on. Effettivamente l'aveva fin da subito. Mi ero confuso, pensavo che l'avesse raccolta. L'androide ha pugnalato. The android stabbed the victim. So the android was trying to defend itself, right? Okay, then what happened? The victim fled to... in soggiorno. The living room. Tried to get away from the android. All right, that makes sense. The android murdered the victim. Con il coltello. With the knife. Okay. Your theory's not totally ridiculous. But it doesn't tell us where the android went. It was damaged by the bat and lost some therium. Lost some what? Therium. You call it the blue blood. It's the fluid that powers androids' biocomponents. It evaporates after a few hours and becomes invisible to the naked eye. Oh. But I bet you can still see it, can't you? Correct. Yeah. Okay. Quindi abbiamo switchato a una possibilità di... Trova il deviante. Se sta sanguinando, vuol dire che la mazza da baseball non l'ha soltanto ferito attraverso uno scontro, insomma, attraverso un danno contundente. Anzi. Accidenti, che attenzione. Perfetto. Attento a non toccare nulla, eh.
trova qualcosa per arrampicarti. Qui abbiamo un bel esempio di gameplay, in realtà. È solo che io avrei forte interesse nel poter parlare al nostro Anderson di quello che abbiamo trovato in bagno, perché quello che abbiamo trovato in bagno credo lo abbia fatto il deviante. Ah no, perdonami, questo non ci interessa proprio. Quindi prendiamo la sedia. È interessante il fatto quindi che il nostro caro... What are you doing with that chair? I'm going to check something. Ha attaccato di sua spontanea volontà l'androide. Mentre inizialmente, appunto, ho pensato, dimenticandomi la scena iniziale, che lui avesse preso una mazzata baseball mentre veniva attaccato. Ma invece no, si è difeso l'androide. Appunto, ho proprio avuto un lapsus. Cosa che non avrebbe avuto il buon Connor. Ma qui non dovrebbe esserci il fratello di Bart. È un po' di blur e il fotorealismo arriva alle vette proprio stratosferiche. È ancora qui, possibile? Merda. L'atmosfera è troppo tesa. Perché in una soffitta non scappi, a meno che non abbia sfondato il tetto. Troppo sangue, probabilmente si è spento. Connor! Connor! Continua ad andarci molto leggero. Io mi chiedo perché. È convinto o ha percepito che non siamo stati visti? Perché se fossimo stati visti sarebbe il caso di correre. Anche se penso che lui ne sappia più di me. Just defending myself. He was gonna kill me. I'm begging you. Don't tell him. Connor, what the fuck is going on up there? It's here, Lieutenant! Oh, shit. Chris! Ben! Get your asses in here now! Non è stata una scelta. Non è stata una scelta. Anche se è quella che avrei fatto io di roleplay, per quanto difficile. Wow. La domanda è... Ricostruisci il crimine. Possibile che... la seconda scelta non sia... farlo perfettamente, ma proprio non riuscire a poterlo fare. Credo ci sarebbe stato un trofeo se non avessi fatto nessun errore? Può darsi. Deviante trovato. Ragazzi, questo Connor mi interessa molto, ma sapete cosa? In realtà, tutte le storyline... Mamma mia che effetto tridimensionale fa! Sì, hanno fatto una forma... Mamma mia, bel effetto 3D! Abbiamo tre storie per ora e probabilmente, salvo un, forse quattro come al so, come Heavy Rain, no? Magari saranno le principali. Però io mi chiedo, quali storie portano a quali rivelazioni all'interno di questa storyline? Perché di base, bene o male, sono abbastanza sicuro che prima o poi ci sarà un merging di tutto. Insomma, le varie strade condurranno a un punto comune in cui i tre androidi avranno... qualcosa a che fare l'uno con l'altro o verso una causa o una conseguenza comune. Però Kara vive in un ambiente familiare che la porterà bene o male a vivere qualcosa di profondamente umano e negativo, che sia anche il dolore, e quindi potrebbe sviluppare empatia?
Non lo so. Probabilmente no. Non dovrebbe, non dovrebbe. Eppure c'è questa cosa strana. Questi androidi che hanno questi errori di sistema, e questo errore proverà da qualche parte, a meno che non sia un esperimento molto, 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 molto malizioso della compagnia, o qualcosa di completamente incontrollato. Viceversa, Marcus e Carl sono legati da qualcosa che potrebbe essere il trigger del bacello, perché nel momento in cui Marcus, grazie all'empatia e al rispetto che riceve come essere vivente da Carl, comincia ad avere il guizzo e l'idea del fatto che è qualcosa di più, ok, mentre Connor è quello che per ora mi intriga di più come invece androide piuttosto che come ambiente, perché è speciale, però ancora non ho ben capito come. Vedremo. Siamo ancora... probabilmente abbiamo, con questo episodio, finito il prologo, in cui abbiamo introdotto i vari personaggi e andremo a approfondire le loro vicende. Non vedo l'ora. Alla prossima, ragazzi. Alla prossima.